di disturbo, proprio cose moderne. Come l'abbigliamento di Angela, no? Bisognava correggere un pochino questo neorealismo. Non si vede neanche un'automobile nella Lusara di Strand. Eppure nel cinema del paese andava via correndo in quei giorni. La Fiat, i concessionari prendevano la Fiat 600. Sui muri non c'erano affreschi medievali, c'erano i manifesti della campagna elettorale contro la legge truffa. Il problema è che Postrella aveva una certa idea della storia, o per meglio dire, aveva una certa tendenza a ignorare la storia. Preferiva costruire la sua storia senza tempo. Per esempio, al sellaio fece togliere tutta la mercanzia appesa al muro per fotografare meglio la pietra miliare del paese, ci fece aggiungere una bicicletta, che la bicicletta per lui era la quintessenza della luzzarità. Ci torneremo. Insomma, quindi neorealismo sì, ma è un realismo un po' aumentato, un po' corretto, il video è venuto corretto. La gestazione di questo libro fu un tormento, come si deduce dalla corrispondenza fittissima che Strand e Zavattini avevano con l'impazientissimo redattore editoriale di Einaudi, che si chiamava Italo Calvino. Zavattini tirava delle lunghe di questo testo, non lo consegnava mai. E Strand andava, veniva e non era mai contento delle sue fotografie. In realtà anche Zavattini era incerto, perché anche lui pensava a una specie di scurrida, un malaudescio, cioè un libro in cui parlassero i vivi, non i morti, e raccontassero le storie di un paese. Lui voleva, avrebbe voluto interpretarli tutti, i lusaresi, tutti quanti, no? Voleva fare almeno un migliaio, diceva lui, in realtà non ci riuscì. Voleva fare un librone, ma in un'edizione economica, con la carta povera, con una foto, un'intervista, questa era la sua idea. Strand pretese un'edizione di alta qualità, con pagine con, di alta qualità di stampa, pagine patinate, libro rilegato, insomma, sembrava già considerarlo un suo libro, non una cosa come quella che voleva Zavattini. In realtà, solo molti anni dopo, Zavattini riuscì a far pubblicare i suoi testi, ma solo quelli, senza le fotografie, finalmente in un'edizione povera, la Scheil, un librino che in realtà contiene tutti i testi, perché poi in realtà non furono tanti. Non furono tanti i testi di questo libro. Per questo libro Zavattini finì per fare un'introduzione molto poetica, piena di ricordi e, diciamo,